che trascorrete le vostre giornate trastullandovi con il vostro arnese, fantasticando su quando, per la prima volta, farete sesso con una donna, magari anche a pagamento, vi voglio dare una bella notizia. Persino un albero è riuscito ad accoppiarsi prima di voi. Questa è la storia di una giovane squilibrata, tale Emma, di 31 anni, e del suo team. Così ha soprannominato l'albero che ha intenzione di sposare e con il quale regolarmente si accoppia almeno una volta alla settimana. Probabilmente questa qui ha la carta vetrata in mezzo alle gambe anziché una normale vagina. La ragazza afferma di non soffermarsi troppo con lo sguardo sugli altri alberi, perché il suo team potrebbe essere geloso e che, pur avendo avuto in passato dei ragazzi, nessuno era bravo a letto come l'attuale albero. Però deve aver avuto degli amanti degni di Rocco Siffredi se l'albero risulta il migliore, diciamo, sotto le foglie. E con questo termino la puntata dell'idiota della settimana. Un saluto, amici deviati, e mi raccomando, ora correte tutti a cercare un albero, o almeno un cespuglio, pronti per il miglior sesso della vostra vita. E se proprio siete dei pervertiti, una pianta carnivora credo riuscirà ad appagarvi completamente. Ciao!